Siamo nel salotto Fiat e più esattamente all'interno del nuovo iUlisse, il secondo veicolo della gamma Fiat a essere solo disponibile in versione elettrica dopo la Fiat 500. Questo veicolo elettrico è disponibile in due versioni da 7 e 8 posti e come potete vedere siamo in un ambiente molto raffinato, molto ampio, flessibile. E così torna al Fiat Ulisse, nato nel 1994, rivisto completamente nel 2002 e poi sparito dai listini nel 2010. È sempre un veicolo monovolume multispazio, ideale per famiglie numerose oppure per essere usato come navetta per servizi di vario genere. Ma la novità, per l'appunto, è che adesso è disponibile solo con propulsione elettrica. È strano, se vogliamo, visto che la sua versione commerciale, denominata Scudo, strutturalmente identica, viene offerta anche con motori diesel. Ma a volte l'esigenza delle case di crearsi un'immagine green prevale sulle necessità del pubblico. Le Ulisse è un clone delle versioni elettriche di Citroën Space Tourer, Opel Zafira Life e Peugeot Traveller, ma con alcune connotazioni stilistiche che lo assimilano alla produzione Fiat. A differenza dei fratelli, però, per ora viene commercializzato solo nella versione full size, con passo lungo e un'eccezionale capacità di carico. L'allestimento interno prevede 7 posti e 16 possibili configurazioni di sedili, compresa la soluzione salotto con i sedili posteriori faccia a faccia, oppure 8 posti e 12 modalità di arredo interno. Il motore da 100 kW o 136 cavalli è alimentato da una batteria da 75 kWh che promette fino a 330 km di autonomia. Ma esiste anche una versione con batteria da 50 kWh e 230 km di autonomia, che però al momento non è in listino. E sfruttando la possibilità di caricare fino a 100 kW, le Ulisse può recuperare l'80% del suo raggio d'azione in 45 minuti. Ci sono tre modalità di guida, Eco, Normal o Power, selezionabili con un comando posizionato accanto ai pulsanti per la gestione della trasmissione. In più c'è la modalità B, che aumenta il recupero di energia in decelerazione e limita l'utilizzo dei freni, allungandone la vita. Nella modalità Eco, che permette di ottenere la massima autonomia, ha già un discreto spunto, mentre nelle altre posizioni del selettore ha uno sprint che su un veicolo di questo genere stupisce. La velocità massima però è limitata a 130 km all'ora, quindi l'autostrada non è esattamente il suo ambiente ideale, ma la coppia di 260 Nm, disponibile appena si sfiora l'acceleratore, aiuta molto quando si viaggia a pieno carico. La batteria posizionata in basso tra i due assali avvantaggia la dinamica, dando alle Ulisse un'agilità che non ti aspetti anche sui percorsi tortuosi, e le sospensioni hanno un occhio di riguardo anche per i passeggeri che siedono nell'ultima fila di sedili. Le Ulisse è disponibile in due allestimenti, quello normale che ha 8 posti, oppure il lounge a 7 posti e configurabile come ufficio. Al netto degli incentivi costano rispettivamente 59.500 e 66.500 euro. Il lounge, al quale sono riferite le nostre immagini, ha di serie navigatore, tetto panoramico, porte laterali ad apertura motorizzata e climatizzatore trizona. Il ritorno degli incentivi darà un po' di ossigeno al mercato e a beneficiarne saranno soprattutto le ibride, che non hanno i problemi delle elettriche pure legati ai tempi di ricarica e alla ricerca di colonnine rapide per il rifornimento. E tra le ibride ricaricabili, la Ford Kuga è tra le proposte più interessanti. D'altro canto il mercato italiano glielo riconosce, visto che da noi è la seconda plug-in più venduta del suo segmento dopo la BMW X1, rispetto alla quale ha prezzi più allettanti. E non poteva esserci un percorso di prova più invitante e pertinente di un tour tra le centrali idroelettriche che producono energia pulita e rinnovabile lungo il fiume Adda, comprensivo anche della traversata del fiume stesso sul traghetto di ispirazione leonardesca, che si muove nei due sensi solo grazie alla forza della corrente. La Kuga in allestimento ST-Line ha paraurti sportivi e minigonne in tinta che si sposano bene con una linea già piuttosto sportiva e slanciata, e anche con il carattere determinato dai 225 cavalli generati dalla combinazione tra il 2005 a benzina e il motore elettrico. La batteria al litio è ricaricabile in 3 ore e mezza a una colonnina a corrente alternata o in 6 ore e mezza a una presa elettrica domestica, e con il pieno di elettricità si percorre fino a una settantina di chilometri.
Nel traffico questa Kuga è comoda, rilassante, agile negli spazi ridotti e poco affaticante, oltre che molto confortevole, specialmente in modalità solo elettrica. Quando si sfruttano tutti i cavalli, le prestazioni sono brillanti, però aumenta anche il rumore interno, perché nelle accelerazioni importanti il cambio automatico a variazione continua tiene il regime di giri a livelli abbastanza elevati. A velocità costante e alle andature autostradali permesse dal codice, invece l'insonorizzazione è ineccepibile, anche grazie a pochissimi frusci aerodinamici. In curva il rollio si sente un po' come è normale per un'auto dedicata al comfort, ma la tenuta di strada e la stabilità sono elevate e invitano a sfruttare la potenza disponibile. I consumi, che sono ottimi quando si possono sfruttare tutte le potenzialità del sistema plug-in, si mantengono su livelli ragionevoli per un 2005 anche quando la batteria è scarica. Come sempre per le Ford, il rapporto tra dotazione e prezzo è molto invitante. Il pacchetto Co-Pilot, ad esempio, prevede molti sistemi di assistenza alla guida, dal mantenimento della corsia al cruise control attivo con frenata e ripartenza automatiche. L'abitacolo è ben disegnato e la dotazione comprende il sistema multimediale Sync 3 con display da 8 pollici, che può fare da hotspot Wi-Fi per 10 dispositivi. In aggiunta, un'app consente di accedere ad alcune funzioni dallo smartphone. La strumentazione digitale, basata su uno schermo da 12,3 pollici e LED-up display, sono molto leggibili e funzionali. L'impostazione sportiva dell'allestimento ST-Line è evidente nei bei sedili avvolgenti rivestiti in pelle e tessuto con cuciture rosse, nella pedaliera in alluminio a vista e nel volante con la corona appiattita nella parte bassa. E i materiali sono quasi tutti di qualità. Lo spazio è tanto, davanti e dietro. La presenza della batteria di trazione fa perdere al bagagliaio della Kuga plug-in una sessantina di litri, ma il volume utile rimane abbondante e sfruttabile grazie anche al divano scorrevole. I prezzi, al netto degli incentivi, partono da 41.600 euro, ma la Kuga plug-in hybrid rientra nella fascia di emissioni che prevede un contributo statale di 4.000 euro, più altri 2.000 euro se viene rottamata un'auto di classe inferiore ad Euro 5. C'è una Megane E-Tech ibrida e c'è questa Megane E-Tech elettrica e non c'entrano nulla l'una con l'altra. Quella a batterie è una crossover compatta, molto moderna nel design e nell'equipaggiamento, che va in diretta concorrenza con la Volkswagen ID.3, mettendo sul piatto anche un'esperienza ormai pluriennale di Renault nel campo delle elettriche, che ormai diventa importante anche in termini di preparazione della rete di assistenza. L'aspetto della Megane a batteria è molto personale e caratterizzato da un taglio posteriore quasi da coupé, dai fari sottilissimi a LED, dalle maniglie a scomparsa e dalla sagomatura inferiore del muso che richiama le ali delle vetture di Formula 1. Il quadro di bordo segna un capitolo nuovo per Renault, ha una forma a L capovolta, con l'estensione più ampia del segmento e racchiude la strumentazione digitale da 12 pollici e il display dell'infotainment che può essere da 9 o 12 pollici secondo l'allestimento. L'infotainment è basato su Android e integra i servizi di Google, compreso l'assistente vocale, al quale chiedere informazioni varie o impartire comandi per le funzioni di bordo. E poi ci sono chicche che faranno impazzire un certo tipo di clientela, come il colore dell'illuminazione interna che cambia automaticamente ogni mezz'ora, utilizzando combinazioni più fredde di giorno e più calde di sera, per seguire il ritmo del corpo umano. Le finiture interne possono addirittura prevedere il legno e l'abitabilità è buona sia davanti sia dietro, anche se chi siede nei posti posteriori ha la visibilità e la luminosità un po' limitate dal tetto spiovente e dalla linea di cintura alta. Il bagagliaio ha un volume interessante, ma la soglia di carico è alta. Sotto l'abitacolo c'è una batteria con uno spessore di soli 11 cm e la piattaforma ospita un motore anteriore che può erogare 130 cavalli in combinazione con la batteria da 40 kWh per 300 km di autonomia dichiarata, oppure 220 cavalli con quella da 60 kWh e un raggio d'azione di 450 km. Il posto di guida è comodo e adattabile a tutti e bisogna solo prendere confidenza con l'affollamento di comandi intorno al volante. La visibilità è un po' limitata dietro, ma volendo si può avere uno schermo al posto del retrovisore interno che visualizza le immagini prese da una telecamera posteriore. Abbiamo provato la versione più potente e il motore da 220 cavalli è davvero vivace, quasi sportivo per prontezza ed erogazione e comunque brillante anche nelle modalità di guida meno spinte. E il merito va alla relativa leggerezza, visto che Renault denuncia un peso più contenuto di un centinaio di chilogrammi rispetto alla media delle concorrenti.
La possibilità di regolare il recupero di energia con le leve al volante permette poi di sfruttare meglio anche il freno motore. E lo sterzo diretto, anche se non rapidissimo nei ritorni, aumenta il piacere di guida. Pioniere dell'ibrido, Toyota rincorre i rivali sull'elettrico. Con 16 milioni di auto ibride consegnate, il colosso nipponico è davanti a tutti. Sia nel 2020 sia nel 2021 è risultato, di nuovo, il primo costruttore al mondo. Ma sull'elettrico, tecnologia nei confronti della quale è sembrata essere a lungo refrattaria, Toyota deve recuperare terreno. La prima vettura a zero emissioni, la BZ4X, uno spigoloso SUV crossover dalle forme avveniristiche, arriverà in Italia solo in autunno. Prima di Toyota sono arrivati in tanti, e non solo sul mercato. Stando al rapporto 2022 stilato dal Center of Automotive Management sulle case automobilistiche più innovative nel campo della mobilità elettrica, Toyota occupa il 24esimo posto su 25. Gli analisti l'hanno inserita tra i costruttori in ritardo. Alle sue spalle, nella top 25, ha solo Honda, che ha peraltro appena annunciato un piano per l'equivalente di 37 miliardi di euro per portare sul mercato 30 modelli elettrici entro la fine del decennio. L'investimento di Toyota sarà di quasi 65 miliardi di euro per 16 nuovi modelli a zero emissioni per il 2030, quando conta di produrre 3 milioni e mezzo di esemplari l'anno. Secondo lo studio tedesco, il punteggio per l'innovazione per il 2021 delle giapponesi Toyota, Honda e Nissan, dell'americana Ford e delle cinesi Great Wall e Highways, che ha peraltro già portato in Italia il SUV elettrico U5 e che esordisce nella top 25, è stato pari a zero. Ma la Great Wall compare al 14esimo posto assoluto, la Nissan al 17esimo seguita dalla Ford. Perfino le debuttanti Rivian e Lucid Motors, che pure sono esordienti per il Center of Automotive Management, hanno ottenuto un punteggio per l'innovazione. La prima è addirittura 13esima, la seconda 16esima. Per il solo 2021 il primato è toccato alla BMW con 25,7 punti, che però è ottava assoluta, 5 posizioni in più rispetto alla ricerca precedente, contro i 23,1 di Tesla, che è seconda. In terza e quarta posizione ci sono proprio la Rivian con 22,9 e la cinese SAIC con 22,7. L'analisi che arriva dalla Germania non premia i costruttori tedeschi. In testa, con un larghissimo margine calcolando il periodo che va dal 2012 al 2021, c'è naturalmente Tesla con quasi 176 punti. Poi ci sono il gruppo Volkswagen con 137,2, i coreani del gruppo Hyundai con quasi 77 e i cinesi della BYD e di Geely che controlla Volvo Cars. Al quinto posto c'è Stellantis con 48,1 punti, tallonati da altri costruttori cinesi, quelli della SAIC. Sull'elettrico, Toyota ha insomma ancora molta strada da fare.